Finalmente il nuovo ospedale di Prato ha una viabilità di accesso adeguata. Questa mattina sono stati inaugurati il sottopasso in viale Namdi e la rotatoria sovrastante che collega San Paolo a Galciana, che permetterà l'immissione in via Suor Nicolina e quindi al nosocomio. Il sottopasso è a due carreggiate, ha una larghezza di 20 metri e il tratto coperto è lungo 53 metri che con le rampe diventano 100. La pendenza è del 7%. Un'opera importante che a causa di lunghe e complesse procedure per gli espropri dei terreni ha visto dilatarsi a dismisura i tempi di realizzo e di consegna, creando non pochi disagi agli automobilisti e ai pazienti diretti al Santo Stefano, aperto lo scorso ottobre. Ora ci siamo, resta solo da completare, quindi è chiusa al traffico, la complanare sud-ovest in ingresso in rotatoria e per questo sul lato sud la carreggiata verrà aperta solo a metà per consentire i lavori di completamento di quest'ultima, che richiederanno altri 6 mesi di tempo. Con tanta fatica, con tanta legge contro, perché ci ha impedito di poter acquistare i terreni per poter operare in tempi utili, però come vedete l'opera è completata, è un'ottima opera e ora l'accesso all'ospedale è completamente nella massima disponibilità e agibilità. L'ospedale di Prato ha molte criticità, ne ha una in meno che è quella della viabilità, grazie anche all'intervento di questa grazie soprattutto all'intervento di questa amministrazione comunale che ha portato in fondo gli impegni che si era preso con i cittadini.